con Davide che liscia l'acqua tipo Pasha. Il fuoco cavalca tipo Calabria sopra la fascia. Ragazzi, sono Harry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, sono qui per mostrarvi la mia prima intervista a un calciatore di Serie A, ovvero a Davide Calabria. Perché grazie a Calcio Shop e Adidas ho avuto l'opportunità di partecipare a questa attività, dove praticamente sceglievano un tot numero di ragazzini e li facevano sfidare i mini tornei 4 contro 4 o i mini giochi. È stata secondo me un'iniziativa molto azzeccata sia da Adidas che da Calcio Shop, perché comunque avevano l'opportunità di confrontarsi tra virgolette anche con professionisti, quindi ad esempio per la tappa di Milano con Calabria, però ne hanno fatte altre tre e quindi potevano ascoltare consigli da diversi calciatori di Serie A. Ma cosa sono andato io effettivamente a fare lì? A fare l'intervistatore e il presentatore di quella giornata, e questa è esattamente la mia faccia appena ero arrivato. Sì, diciamo che non ero per niente teso. Calcolate che io pensavo di fare semplicemente le domande per l'intervista a Calabria, ma quando sono arrivato lì mi hanno detto che avrei dovuto presentare tutta la giornata con il microfono attaccato qui, con delle casse che riproduceva la mia voce praticamente in tutto il centro sportivo. Sono andato un po' in panico, diciamo, ad essere sincero. Era la mia prima volta, dovevo un attimo rompere il ghiaccio, però dai, poi è andata tutto bene. Si trattava un attimo solamente di partire e capire come funziona un po' questo mondo. Ok, ci siamo. Buon pomeriggio, buonasera, buon tutto. Intanto come va, come state? State guardando tutti male, cosa sono? Sono così brutto. Oggi siamo qui al campo per questo torneo che prima di tutto deve essere per divertirsi e poi per vincere. Successivamente, poi più tardi, finiti e chiusi tutti quanti i tornei con i ragazzini, è arrivato Davide Calabria che l'ho presentato proprio in questo modo. Salutando, siete timidi? Ciao Davide. Quindi ragazzi, io ora vi lascio a questa mini intervista di circa 6 minuti, dove ho fatto 10 domande tutte scritte e pensate da me. Lasciate un bel mi piace e un bel commento se volete vedere altri video del genere, così magari Calcio Shop e Adidas spizzano questo video e sono più incentivati anche magari a chiamarmi per le prossime tappe, magari con altri calciatori. E niente raga, buona intervista. Allora, la prima domanda è: chi è il giocatore che ti ha messo più in difficoltà nella tua carriera? Che proprio dici, questo è difficile star lì dietro. No, nessuno. forse Bale in qualche anno fa, ti parlo. C'ha il motorino, quindi era veramente, veramente difficile. Però in una partita erano amichevoli, in una partita ufficiale i primi anni ovviamente facevo un po' più fatica. Adesso mi sento abbastanza sicuro a fare tutto, quindi ti dico Bale ai tempi. Okay. Qual è il sogno che conservi fin da bambino, però al di fuori dell'ambito calcistico? Ho la passione per il vino. Buono. Quindi quindi qualcosa che possa farne parte. Magari proprietario di una enoteca. Sì, potrebbe essere. Quali sono gli errori da evitare più comuni tra i giovani per diventare un giocatore professionista? Penso che gli errori facciano parte del percorso di crescita. Quando fai un errore ti rimane dentro, quindi impari in quel momento. Essendo così giovani probabilmente devono farne il più possibile, perché è lì che cresci veramente. Sei uno dei pochi rimasti ad oggi in una squadra in cui sono cresciuti, e nel calcio odierno è sempre più raro trovare figure simili alla tua. Cosa ne pensi di questo fenomeno, che appunto un giocatore giovane magari preferiscono andare fuori? Penso che sia molto difficile rimanere in una squadra per tutta la vita, ma per più fattori, perché comunque dopo un po' magari da entrambe le parti, quando fa comodo alla società non averti più, è normale andare via, e quando ti senti di dover andare via è normale che tu voglia cambiare aria. È un percorso che ognuno nella propria carriera fa. Io sono cresciuto qua, sto bene, mi auguro di rimanere ancora tanti anni. È ovvio che ognuno ha le sue difficoltà in un percorso del genere, quindi avrò tempo poi per affrontarne ancora. Qual è stato secondo te il motivo di questa rinascita del Milan? Un vero e proprio motivo non l'abbiamo veramente trovato. Comunque in quarantena ci siamo molto legati, sentendoci, facendo videochiamate ogni due giorni, allenandoci insieme, comunque in un modo diverso dal solito, ma sempre insieme. E al rientro da quel periodo brutto comunque noi ci siamo
ci siamo veramente trovati benissimo in campo, fuori, di conseguenza poi sul campo le idee del mister probabilmente c'erano entrate più dentro, quindi hanno stato una conseguenza. Poi ovviamente sono stati acquistati giocatori funzionali al progetto, conoscendoci sempre di più, ovvio che i risultati poi arrivino. Chi era il tuo idolo da bambino in rossonero invece al di fuori dal Milan? Allora, ho sempre apprezzato il Milan in generale, quindi essendo un tifoso tutti, ovvio che c'erano grandi campioni. Non avevo un vero e proprio idolo perché a me piaceva solo giocare, non ho mai guardato, non ero un ossessionato di calcio. Guardavo le partite ma non mi piaceva più uscire a giocare in cortile piuttosto che guardare le partite, quindi come normale che sia a quell'età. E ovvio che ho avuto tanti punti di riferimento in quel Milan là, che sia da appunto Paolo Maldini, che ho la fortuna adesso di lavorarci insieme, a tutti gli altri, Kakà, Pirlo, tutti. La tua crescita da due anni a questa parte è stata notevole. Quali sono stati gli stimoli e le motivazioni per far sì che ciò accadesse? E come ho detto prima, ognuno ha il proprio percorso. Qualcuno nasce a 18 anni già fenomeno, magari c'è un calo più avanti, qualcuno ha un percorso di crescita più lento. Sono sempre stato, anche da giovane, in secondo piano, che nessuno si aspettava niente da me, invece poi sono arrivato l'unico a giocare al Milan e rimanerci, quindi è tutta una grande sfida per me. Tutto quello che mi capita di negativo penso che sia un motivo in più per far vedere che invece si sbagliavano, quindi c'è stato quell'anno lì abbastanza negativo per me che mi ha fatto molto bene, perché da un punto di vista caratteriale mi ha fatto veramente crescere molto, e adesso è sempre stato un aiuto per poter crescere sempre di più. Ok. Nello spogliatoio rossonero ti dico chi è il più e mi devi dire un nome. Chi è il ballerino? Quello che è... Frank. Che sì, ok. Sì. Il sex symbol? Giroud? Sì. Ok. Il papà di tutti? Chi è? Immaginavo. Invece il più social? Ce ne sono tanti. Forse Rafa. Rafa e Teo. Forse Rafa e Teo, sì. Forse più Rafa. Ok. Cosa significa portare per te la fascia capitano del Milan e quale valore ha per te e avresti mai immaginato di indossarla? Sì, era un obiettivo, faceva parte, il mio sogno è sempre stato di giocare tutta la carriera al Milan e vincere più trofei al Milan, quindi di conseguenza al Milan è sempre stato che chi ha più anni nel club diventa il capitano, quindi era un mio obiettivo che si sta avverando. È un orgoglio perché comunque non è una cosa facile, ma ti dà veramente tanto, perché hai ancora più responsabilità e devi dare sempre più l'esempio, quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, non so, datemi un giudizio da intervistatore qui sotto nei commenti. Sicuramente è la mia prima intervista, rimontando anche il video dell'intervista probabilmente dovevo fare anche dei ganci, nel senso quando lui finiva di rispondere alla domanda non dovevo partire direttamente a fargli la prossima, ma dovevo un attimo introdurla la domanda, ecco, erano troppo secche, questa cosa l'ho notata e sicuramente la prossima volta migliorerò sotto questo punto di vista. Se secondo voi ho sbagliato ancora qualcosina, ovviamente fatemelo sapere nei commenti perché ci tengo sempre a migliorare. Volevo ringraziare di nuovo Adidas e Calcio Shop per avermi dato la possibilità di intervistare comunque Davide Calabria, che è uno dei capitani della mia squadra del cuore, quindi sapete quanto io amo giocare a calcio. Da piccolino è sempre stato il mio sogno giocare in Serie A, ad oggi non sono lì, però ho l'opportunità di lavorare giorno dopo giorno a contatto con come può essere il Milan, con dei calciatori di Serie A, quindi diciamo che in parte sono riuscito a realizzare il mio sogno e di questo ne vado molto fiero, quindi fatemi avere il vostro supporto qui sotto con un bel mi piace. Niente ragazzi, noi ci becchiamo magari ad una prossima intervista, ad un prossimo video, e niente, bella ragazzi.